tuo Kiobak ha salvato papà e Kio Diego. Tua mamma però li ha rimproverati duramente per essersi allontanati troppo dal sentiero. Vedi tu. Bak ha avuto un'idea, ma sarebbe dovuto salire più in alto per poter vedere tutta la giungla attorno a loro. Te l'avevo detto, 2-3 livelli tutti per lui. Oh no, forse Scrat. No, lo pterodattilo. Tocca a Scrat allora. C'è qualcosa da questa parte? No. E allora? A parte che continuare a vedere le ciliegie così enormi sembra strasbagliato alla fine. Grazie. Più che altro con lui. Guarda, me lo aspettavo. Però devo riuscire a risalire. Grazie. No. No, non posso salire. E allora? Uia, che male. Ok, grazie. No. Ecco qua, grazie, perché comunque la pera non ci fa schifo. Tu sì, però. Allora, di qua si prosegue, ma anche qua sopra, giusto? Allora, prima di fare la cosa giusta, proseguiamo per la zona secondaria. Ed ecco qua il nostro primo cristallo. E anche Scrat via con il doppio salto. No, fermo. Scendi. Ecco qua, grazie. Che Scrat per fortuna non dovendo andare dentro il negozio ci fa risparmiare un sacco di soldi per i prossimi livelli. Non l'avevo visto che finiva qui. Ok. Ah, ok. Dicevo, cosa dobbiamo fare qua? Porca miseria. Salto troppo corto. Ecco, fatto. Ok. Questo è stato un pelo a rischio, ma è stato un rischio e sono felice di aver provato a fare. Ok. Adesso è diventato Donkey Kong. Salta sul fiore cannone con i premi. Ok, dammi. Ma è davvero diventato Donkey Kong? Allora, grazie. Attenzione alle varie... Aia! Cose spinate. C'è qualcosa qua sopra, non mi... sembra. Per fortuna che c'era il checkpoint lì accanto. Sfera? E basta? Vai. Per un attimo speravo ci fosse qualcosa dentro all'albero. Ho la brutta sensazione di aver mancato qualcosa. E quel qualcosa si chiama cristallo. Eccola qua. Fai il doppio salto per agganciarti sulla superficie. Grazie. Chi l'avrebbe mai detto? Ma scusami. Ah, perché dovevo andare dall'altra parte. Colpa mia, non avevo visto che proseguiva da questa parte. Attenzione. Allora, per fortuna che, lo ripeto, il potenziamento che ci ingrandisce gli oggetti è stata una gran bella scelta. Molto pratica e utile soprattutto. Ammetto che forse non l'avrei visto quello. Dobbiamo vedere se però... Ok. Stiamo andando in ordine, ottimo. Vai ancora in avanti. Ecco qua. Va benissimo. Ah, è andato avanti da solo qua. Ottimo. Ah. Ok, non mi aspettavo di usare anche la scoiattolina. E tra l'altro lei non si arrampica. No, da questa parte? Cadi di sotto, così prendo la pera. Perfetto, prendiamo
La pera, rientriamo nel cannone e... No, salta qui, via. Ottimo, brava. Sai che però mi aspettavo che tipo... Esatto, lei planasse. Sali sulla quota sforzata nell'aria e raggiungere le sporgenze in alto. Guarda, l'unica sporgenza in alto che volevo al momento si chiamava cristallo. Blocca il flusso d'aria Scrat, poverino. No, penso che lo utilizzerà per proseguire. Farà tipo pressione d'aria. No? Ah, no. Ok, perdonami, Scrat. Ho dato troppo credito a questo pezzo. Pensavo avrebbe sfruttato l'aria. Non pensavo ti avrebbe fatto semplicemente saltare. Eccola qui, la sacra ghianda. Ma salta e prendila, no? È aria, al massimo vi risbalzate un attimo più in là. La prende l'altra. No, colpo d'aria troppo forte. Vabbè, però forse è tipo vapore, magari è troppo caldo e non era consigliabile entrarci. Dai, cerchiamo di vederne del buono in tutto ciò. Qua è colpa tua. Qua è colpa tua che sei stato lento, letteralmente. Fattelo dire, qua hai sbagliato tu, Scrat. Oh, però stiamo andando benissimo.